Amici di TV Violar, prendiamo la linea dal campo numero 6. Mentre Sonico è in vantaggio per 2-7-0 su Moreno di Almona, Alfredino e il presidentissimo si sfidano a una battaglia all'ultimo sangue sul terreno verde. Dobbiamo dire che il maestro Fabio ha mostrato doti di grande delicatezza tecnica finora. Adesso è costretto, ma ragazzi, ammirevole. 8 in buca laterale e Alfredino, che era in grande vantaggio, ha avuto 4 match point a favore. In questo momento è a grosso rischio. Attenzione, la situazione potrebbe stare per capovolgersi. Alfredino scuote il capoccione. Mi sono ficcato nella classica situazione ultima curva, ultimo giro. Però attenzione, un altro match point a favore di Alfredino. Facile in buca d'angolo. Lungo. Beh, in buca d'angolo, l'aveva detto, in buca d'angolo. quasi. Attenzione, un altro match point a favore del presidentissimo. Attenzione, mentre Paolo Nelli fa quello che fa meglio, cioè sparecchia. Clamoroso. E questo è uno sbesciare il match point sul net. Ho bucato la 1 e ho messo la H. Si palla al centro e palla in mano a Alfredino. C'è sì. Uno qua e a Fedo qua in da attenzione. Ma è la prima la bianca. E allora fallo. È fallo. Il VAR nelle mani di Paolo Anelli dice che è fallo. Potere lì? Sì, basta, posso farlo di giro. No, diretto non lo vuoi fare. Solo di sponda, ma è facile di sponda alla fine, dai. L'arbitro dai, Paolo Anelli. Vabbè. Grande. Ecco. Ragazzi, qui i match point. No, quella. I match point si sprecano. Ecco perché è partita nulla. Perché che succede? Che succede? Ha cambiato palla, ha provato a rimescolare le carte, a mettere le palle truccate, quindi adesso si recupera la bianca che si mette in mano e il maestro Fabio ha un calcio di rigore per il suo match point. La punizione dal limite per il suo match point. Non va, ci dispiace, anche questa occasione è sfumata e quindi adesso tocca Alfredino, che in questo caso ha veramente un calcio di rigore. Vediamo un po' Alfredino se gli trema il braccino, oppure schiaccia vincente. E niente, anche qui palo clamoroso, attenzione, qui la situazione è ghiottissima. No, però non devi prendere quella, devi prendere la bianca. La situazione è ghiottissima, qui è difficile pensare che il maestro Fabio possa sbagliare, e poi a quel punto resterà clamoroso, la rimonta è completa a questo punto. Peccato, perché io stavo per dare il meglio di me stesso, ma... Alfredino ormai ha bevuto... Oh, ragazzi, attenzione, che succede? Niente, un attimo di confusione generale qui. Dai, andiamo a letto dopo la rivincita, dai. Va bene. Quindi sì. Ti devi spaccare io adesso. Sì. Quindi alla fine non ho capito chi ha vinto questo. Ha vinto Fabio. Ma non è finita in buca. No, questa dovevo metterla io. Lui aveva già vinto, capito. Quindi un match pari, questa è la bella. 1-0. Ah, non è 1-0, questo è il primo match. Quindi primo set a favore del maestro Fabio, si gioca il secondo set, per cui noi prenderemo la linea. Se vinco io si fa la bella e si apre un whisky. Whiskettino. Vai, allora vediamo un po' le prime schermaglie di questo grande. Importante, tra 36 ore abbiamo tiro. No, sono 40 almeno. Ma sì, grazie, tanto palestra è tutto qua. Qui si prende. Finalmente Paolo Anelli ha capito che il tennis non fa per lui e si dedica ad altre attività. Cosa molto saggia. Intanto sullo sfondo, qual è il risultato di Sonego? Vediamo un attimo. 1-0 terzo set. Benissimo.
Va bene, comunque, pronti via, maestro Fabio in vantaggio 1-7-0. Dopo numerosi set point sprecati da Alfredino in maniera ignominiosa, niente, spacca per modo di dire, le palle rimangono tutte lì, le biglie rimangono tutte lì, Alfredino allarga, Alfredino allarga le braccia e cerca di capire cosa fare. Tanto arriva anche Brando. Fallo arbitro. No, l'arbitro non ha capito. Così ci facciamo male. Ma chi è l'arbitro di questa competizione? Niente, Alfredino ormai è mezz'ora che non mette una palla in buca. Di brutto. Niente, eri in vantaggio di 4 biglie, adesso il maestro Fabio ci dilizia con la sua classe, lui aveva fatto finta. Io vado a casa. Dai, ormai ha messo, da quando vedo io qui ha messo solo lui, eh? Non ti ho visto mettere una palla in buca. Fabio le tiene e io le vuoto. Tanto sono che 2-0 nel terzo. Fabio spara nel mucchio, ma non riesce a buttare dentro. Ha fatto la giocata, sì, vabbè. Viola sul sì, filotto reale. Vai, la Roma, però, allora. Alfredino, calcio di rigore per Alfredino, che mette in buca facilmente. Oh, eccolo là, si rompe il l'incantesimo. Alfredino ricomincia e adesso metterà 12, una. 12 in buca laterale. Ah, ragazzi, attenzione, annuncia. Alfredino gasatissimo, Alfredino apre la finestra per mettere dietro il gomito. Alfredino annuncia anche la palla, la buca d'angolo, la buca laterale. Sì, quasi. Quasi, peccato, altri 3 o 4 rimbalzi entrava. Niente, qui è più una partita a scacchi in questo momento che un match di biliardo. Alfredino studia la situazione, la bianca è un po' prigioniera del suo contesto e spariglia un po', non cambia molto, però attenzione, no, niente, si piazza lì per la prossima occasione. Sono improvvisamente svegliato, sono bevi che così per culi, vai Boris. Alfredino amaro il capo. Comunque, come si viene trattati a casa Nelly? No, ma Nelly, a parte quando sul campo tennis, è una persona adorabile. È proprio quello che non è il suo mestiere. Dovrebbe fare altro che giocare a tennis. Ah, guarda, abbandonato. La 12 che si appoggia su quella d'angolo. Oh, tu guarda. Guarda come annuncia. Con quale supponenza annuncia. Guarda. Quando è dichiarata, guarda. 12 in buca d'angolo, grande classe. Alfredino andrà in vantaggio di 5 biglie. Alfredino, cosa ci annunci stavolta? Sì, non mi aiuto. Oddio, no, cambia lo strumento, giustamente. Cosa ci annunci? Dai. Annuncio. Aspetta che te via, niente, muovo. Io sono a rischio, attenzione. Muove un po' la situazione, non è che succede un granché. Però intanto il vantaggio è. Attenzione. Neanche il bagno. Fabio. Appoggiato la sbarra. La mano del capo? Ha messo via. Dai, tira dietro quella pancia che mi occupi tutto lo schermo. Vabbè, noi in attesa vediamo un po' Sonico. Che ho io? È break point, attenzione, parla del 3-0 Sonico. Altro amaro? Aspetta, vediamo Sonico. Attenzione. Bello però ragazzi, grande tennis. E chiude a rete, grande, 3-0. Sembra di stare al Bialare, invece sono gli Yu-Yu e sopra. Non confondetevi, perché il tennis è lo stesso, però quello è in televisione in America, mentre al Bialare si guarda su YouTube. Attenzione, niente, ancora palo. Alfredino molto determinato a vincere il secondo set. Vediamo un po'. Qui questo sembra un colpo semplice, no, e infatti è troppo semplice per poterlo realizzare. Alfredino lascia la situazione a. Niente,
niente qui. Beh, possiamo dire che è un match molto tattico finora, eh? Sì. I due atleti si stanno scambiando schermaglie. Ragazzi, più è difficile, più Alfredo insacca, eh? Quando è facile non sono buoni tutti. Diciamo che Alfredo ha il break, ha fatto il break? Vediamo un po'. Rischiava di mettere anche questa. Insomma, sarebbe stato chiedere troppo. Tu non annunci la 7 in buca d'angolo? No, vabbè, troppo facile, l'ultima, dai, è già fatta quella. Devo fare un po' di casino perché lì facciamo un po' di casino, sì. Ma l'ho già fatto io. Attenzione. Qui fanno casino, ma non cambia granché. Vediamo allora, Fredino, cosa ci regala questa volta. Io metterei, poi la 15, quindi niente. Allora metterei la 10 in buca laterale. Dai, mi sembra abbastanza sufficientemente complicato per essere realizzato. Lo strumento cambia da Fredino. Vediamo un po' se realizza il suo intento. Peccato per quella sfera arancione malefica. Ciao grande Danzo. Ciao. Tac, sfiora e se l'è solo aggiustata un pochino. Alfredino spercula il maestro dicendogli che peccato. 15 comoda, per cui non riuscirà a metterla dentro, perché quando è troppo facile Alfredino. Invece questa volta grande biliardo, eh? Senti Alfredo, ma sei 4-2 anche in biliardo? No, è 3-5. È 3-5 a biliardo. Spizzola verde in buca d'angolo. Dai, spizza. Grande occasione. Maestro Fabio si vede una situazione abbastanza complicata in questo momento. Un'altra parte. L'allero 8 in buca laterale. Questo è il colpo della serata, eh? Ragazzi, il maestro non finisce mai di sorprenderci. Adesso vediamo. Avvicina la 4, mette la 7. Vediamo un po', dai. Si avvicina le sfere alla buca d'angolo. E intanto la 7 finisce come deve a finire. Attenzione, perché anche in questo secondo set la rimonta del maestro Fabio sembra possibile. No, appena parlo, giustamente, palla in mano Alfredino. Palla in mano Alfredino, può scegliere, può decidere il suo destino. Dove hai spaccato? Là. Sì. E allora? Metà di là. Già. E io devo stare? No, non puoi. Ragazzi, allora devi solo fare di rimbalzo, dai, rispondo. Ma dai, deliziaci con una tripla sponda, un ottavino reale. Ma posso coprire di qua? Certo. Eh no, deve andare in avanti, no? Qua la sponda non può essere diretta. Prendi la sponda e prendi la sponda. Non posso diretto così? Chi è? Vabbè, dai. Dai, è facile, Alfredino, dai. Secondo me fai anche due buche con una palla sola. Ecco, sì, esatto. Bravo, esatto. Tutto coperto, eh? La situazione è complicata per il maestro Fabio. Ma c'è Sinner. C'è Sinner, intanto, sì. Attenzione, qui ci volevano altre 3 o 4 sponde. No, però. La rossa davanti. No, maledetto. Dai, mettiamo la 14, facile Alfredino, dai. Per far ridere. Ma Morfi devo tirare la bomba o la vuole sbucciare? Ma io la metterei in buca quell'altra, questa è troppo facile, eh. Falla andare in buca d'angolo dall'altra parte. Nah. Ah. È partita subito, si è vista. Niente, emozionale.
E niente, quando c'è il punto importante, il braccino esce fuori come nel tennis, e dal grande vantaggio che aveva, adesso la situazione sembra potersi anche capovolgere. Adesso Alfredino è molto determinato, maestro Fabio cincischia, e attenzione, qui c'è un'occasione importante per mettere la 10 in buca d'angolo. Alfredino prende tutto il tempo che gli serve. E infatti, grandissima buca d'angolo, grande, questa è classe veramente superiore, è una classe superiore anche perché si piazza ottimamente per il prossimo colpo. E ragazzi, quando Alfredino ingrana la quinta non ce n'è per nessuno, vediamo qui. E attenzione, e match point, set point Alfredino, set point. E vediamo se ce la annuncia, vediamo se il campione, se il campione Siculo Lombardo ci annuncia la sponda. Facile ha detto anche. Mamma mia. Sì, beh, no, peccato, quasi. Non è andato lontano, sì. Manca solo la 1, come prima, eh. Attenzione, un colpo molto tattico, il maestro Fabio. Colpita, comunque l'ha presa, e quindi la palla non è in mano in questo momento. È una palla complicata da gestire. Io voglio sapere chi vedrà questo video a lunedì notte. Salutiamo Antonino Giacalone, che sicuramente vedrà questo, anche perché Antonino è certamente grande giocatore di biliardo. È fatta Alfredino, set point Alfredino, attenzione, vediamo un po' con delicatezza. Oh l'allero, grande tennis Alfredino pareggia il conto, è un set pari e quindi è tie breakone. Amici di TV VLR, vi diamo appuntamento a fra poco, e la batteria si sta scaricando, e comunque il punteggio in questo momento è 30 pari per Sinner, un set pari fra Fredino e il presidentissimo. Amici di TV VLR, prendiamo una dichiarazione al volo del campione Siculo Lombardo, che ci dice che come vedi questo tie breakone conclusivo. No, lo vinco facile. Vinci facile, sì, 10-2. In rimonta, 10-2 facile. Alla Pietro Santovic, vabbè. Amici di TV Viola, vi sapremo dire più tardi il risultato di questo tie breakone. Restate sintonizzati.